Martedì 18 agosto, ore 7.30, rigorosamente in diretta. Buongiorno e ben ritrovati per un nuovo appuntamento con la rassegna stampa di 696 TV. Insieme, come di consueto, andiamo a leggere le notizie che potete trovare nei quotidiani quest'oggi in edicola, prima della parte finale dedicata al web con ampio spazio al nostro portale ottopagine.it. Con l'aiuto in regia di Aldo Fenizia, intravediamo le prime dei quotidiani cartacei e iniziamo come sempre da Il Roma, lo storico quotidiano di Napoli. L'apertura scelta da Il Roma è relativa all'allarme coronavirus che torna a innalzarsi con tanti rientri, pochi tamponi, altri 34 contagi in Campania, 24 provocati da persone tornate dall'estero, ma i test sono solo la metà rispetto ai 3.389 di domenica, soltanto 1.404 i gestori delle discoteche, noi chiusi, ora dilagherà il divertimento illegale. Taglio Alto invece altre notizie all'interno del Roma, i richiami, le notizie che possiamo potete poi leggere all'interno. Gattuso riparte da Insigne e aspetta subito Gabriel, a Castel di Sangro prenotazioni per gli allenamenti e siamo dunque allo sport. E poi cronaca, strangola la moglie e simula il suicidio, svolta nel giallo di Giuliano in cella, Gennaro De Falco di 63 anni. Ed ancora di spalla Giuseppe Scalera, l'Arsenale, la ridente località delle vacanze, a seguire le spigolature a firma di Ermanno Corsi, nell'estate più deludente, il mare non bagna. Ed ancora di spalla, lettera da New York, diventata una city per pochi intimi. E in taglio basso invece altri richiami, con le ferie a sia in ginocchio, rifiuti, troppi incivili e pochi lavoratori. E poi in via Pica, aggredita dal marito, la Lua Coltella, denunciata, e a seguire Camorra, stop a stese, clan in ferie a Ferragosto. Dal comune di Sorrento, circumvesuviana, viaggio da incubo, teppista sfonda una porta e si ferisce. Questa è la prima del Roma, la rivediamo nella sua interezza e andiamo all'interno del Roma con la speculare di pagina 2 e 3. Giù i positivi ma salgono i ricoveri, coronavirus in Italia, non si placa l'ondata dei rientri, controlli a Fiumicino, ancora grave la bimba di 5 anni a Padova. Sono 320 rispetto ai 420 di domenica, ma aumentano le persone in terapia intensiva, esclusi solo i ristoranti ma vietati gli assembramenti. Malta finalmente si ricorda del virus, da domani chiusi bar e locali notturni. E poi in taglio centrale a pagina 2, il presidente di Federlab, Lamberti, coinvolti medici di famiglia e i farmacisti, è semplicemente assurdo. Laboratori privati completamente dimenticati per i test. Ed ancora, sono oltre 5 milioni, seguono Brasile e India, oltre Alpe la crescita degli ultimi giorni è stata di più di 3.000 unità. Dilagano i contagi negli Stati Uniti d'America, paura in Francia. Pagina 3 del Roma, ancora l'emergenza pandemia, coronavirus in Campania, provengono da Grecia, Malta, Francia, Svizzera ed Egitto, riunione operativa all'ASL 1, nuova ondata di infetti dall'estero, sono 34 i casi, 10 in meno di domenica con la metà dei tamponi, 24 sono da rientro o da contatti, un terzo a Napoli. Ed ancora le attese spostate all'esterno dell'aeroporto Capo di Chino, chiusa l'area arrivi per evitare gli assembramenti. Taglio basso, ma il virologo Tarro va controcorrente, all'aperto non servono a nulla, stanno togliendo ai giovani anche la gioia di vivere. I medici del Pascale, mettete le mascherine per essere liberi. Ed ancora, dopo aver rivisto brevemente i titoli di pagina 2 e 3, pagina 4 e 5, ed è ancora emergenza pandemia, dopo la chiusura Borsò sarebbe stato meglio se non ci avesse
l'ho fatto riaprire, così siamo soltanto danneggiati, discoteche, la Campania si ribella, frenna, un'imbecillità, solo confusione, Bondavalli, adesso dilagherà il divertimento abusivo, Assofiere, Ferrara, il nostro comparto ignorato dal governo, e poi Sant'Anché, io resto aperta, la maggioranza è stata tutelata, la salute degli italiani, il centrodestra, decisione sbagliata e ridicola, ed ancora Bassetti, strategia del terrore, Crisanti, provvedimento coraggioso, gli esperti divisi sullo stop alla movida, Galli, quei locali non avrebbero dovuto essere riaperti, ma siamo ancora in tempo per arginare la situazione. E poi scuola, la rivolta dei presidi, caos, nuovi banchi solo da settembre, i dirigenti, chiusure d'intesa con le ASL, cambiare la responsabilità penale, il messaggio di Mattarella, il Presidente della Repubblica, dall'Italia grande prova di solidarietà, Unione Europea e il futuro. Ancora Giannelli che accusa, tornando al tema delle scuole, è impensabile che la mascherina sia l'unica difesa, Azzolina, evitare un nuovo stop. E poi per il lavoro 12 miliardi, si amplia la platea del bonus 1000 euro, il decreto agosto finalmente operativo. I pentastellati tengono il punto sul no, sul MES, un altro scontro tra PD e Movimento 5 Stelle, Salvini da Zingaretti, non prendo lezioni, in taglio basso dopo Mosca e tocca a Pechino, è basato sulla tecnica dell'adenovirus e adesso arriva anche il primo vaccino cinese. Bonus ai politici, il garante sui dati valuta l'INPS, l'autorità sul caso dei furbetti, chiarimenti inviati. E allora proseguiamo nella nostra rassegna stampa spostandoci sulla Repubblica, nella sua edizione nazionale, l'apertura anche in questo caso è relativa all'emergenza coronavirus che torna a preoccupare. Virus, ecco il piano scuola, un positivo e classe a casa. Il documento dei ministeri di sanità e istruzione fissa le regole per la ripresa delle lezioni a settembre. Quarantena selettiva per alunni e professori contagiati e chiusura degli istituti come estrema misura. I gestori delle discoteche ricorrono al TAR contro lo stop del governo. E poi avremo modo di approfondire questo tema con un servizio di Giovan Battista Lanzilli, ma proseguiamo nella nostra rassegna. Le idee, il nostro debito aumenta, ma c'è il sostegno dell'Europa in taglio centrale, oltre a un commento impreparati a tutto, a firma di Chiara Saraceno, proprio sul tema della riapertura ormai imminente delle scuole, la convention dei Dem nel segno di Michel, l'apertura nella notte a Milwaukee, siamo ovviamente a temi relativi all'estero in questo caso e un altro caso, ma quello del prestito di Stato alla Casaleggio, 25.000 euro per il Covid, trova spazio nella prima della Repubblica. E poi la testimonianza, Gioele era vivo e forse il corpo della madre è stato spostato. Vicenda drammatica che ben tutti conoscete, che sta tenendo col fiato sospeso da ormai diversi giorni. E poi la lettura, bene rifugio se il PIL dei libri torna a crescere, taglio basso, la strategia Biden e la caccia ai repubblicani, ed ancora l'intervista Walzer, sarà Kamala ad aggredire Trump. Europa League, l'Inter in finale, prima italiana in 21 anni, ha travolto con il finale di 5-0 lo Shakhtar di Donetsk. E poi andiamo all'interno della Repubblica, edizione nazionale, la grande paura della scuola in bilico, i nodi a un mese dalla riapertura, Azzolina, non basta tornare, dobbiamo evitare di richiudere, ha detto il ministro dell'istruzione. E poi lo scudo, niente responsabilità penale nel caso di Covid, il Covid si diffonda, l'ultima battaglia dei presidi. E poi gli spazi, 10.000 aule da trovare per garantire le distanze, i maggiori disagi al sud, in taglio basso le protezioni, mascherine in aula sì o no, il comitato torna a riunirsi dopo il parere della discordia, i controlli, maxi screening, tempi stretti, la corsa a 2 milioni di test per impiegati, prof e bidelli, gli arredi, l'incognita dei nuovi banchi, consegne scaglionate fino alla fine di ottobre, ed infine l'organico,
rischio cattedre vuote, l'esercito di supplenti verso numeri record, un solo contagiato in classe e sarà quarantena per tutti, il protocollo di sicurezza degli esperti. Abbiamo visto anche in prima il titolo dedicato alle strategie per il ritorno a scuola. Pagina 4, infettati in vacanza, ecco i primi positivi ai test negli aeroporti, 6 casi a Fiumicino, malati intercettati anche in Abruzzo e Veneto, Malta chiude le discoteche, la Spagna estende il divieto di movida e poi senza tetto, bloccati fuori dalla Caritas, niente tamponi, la denuncia del direttore Don Benoni, la Regione Lazio, esami al via da oggi. E ora la prima della Repubblica nella sua edizione Napoli, andiamo a sfogliarla, ad aprirla insieme. Cotugno, tornano i ricoveri, tamponi, le ASL sotto stress, nell'ospedale contro le malattie infettive crescono i pazienti giovani, l'esperta, ma è sbagliato prendersela con loro o creare allarmismi, 10.000 segnalazioni da chi rientra dall'estero, caldoro, commissariare le regioni per l'emergenza, altrimenti si viola la par condicio. E dopo aver letto diversi titoli e diverse notizie relative all'emergenza coronavirus, andiamo a fare anche un punto generale sulla giornata di ieri, sugli ultimi dati con il servizio firmato da Rossella Strianese. Sono 34 i pazienti risultati positivi nella giornata di oggi al Covid a fronte dei 1.400 tamponi che sono stati processati nei vari centri della Campania. E quanto rende noto l'unità di crisi della regione, dei 34 positivi, 24 sono provenienti dall'estero o contatti di precedenti casi di rientro. In particolare si tiene alta l'attenzione su un focolaio in provincia di Caserta, a Rocca Monfina, dove si registrano 5 contagi da Covid legati ad un ragazzo positivo di rientro dalla Grecia. Un'altra ragazza, rientrata invece dalla Croazia, è risultata positiva a Lusciano. 2 i positivi nel Salernitano, di cui una rientrata dalla Spagna, che si aggiunge ai 4 casi legati al rientro di alcuni ragazzi da Malta. Sul fronte dei ricoveri al Cotugno si registrano un paziente in terapia intensiva, 8 in subintensiva e altri 8 in ricovero ordinario. A questi si aggiungono soggetti sospetti sintomatici che necessitano di ricovero in attesa dell'esito del tampone. E man mano che arrivano in Italia sono centinaia i viaggiatori che si stanno segnalando presso le ASL di competenza. 1.500 richieste di tamponi sono giunte nelle ultime ore soltanto all'ASL Napoli 2 Nord. Il Dipartimento di Prevenzione ricorda però che un tampone effettuato troppo presto rispetto all'esposizione al virus potrebbe determinare dei falsi negativi, causando gravi rischi per la popolazione. Intanto dal Pascale arriva un video appello registrato dai giovani operatori sanitari sotto lo slogan «Distanti solo un metro». Un anestesista, una psicologa, un epidemiologa, 2 ricercatori, tutti insieme, invitano a non abbassare la guardia. Rieccoci in studio, di nuovo sulla prima della Repubblica edizione Napoli. Il delitto di Varcaturo, strangolò la moglie e finse un suicidio, è stato tratto in arresto. Ed ancora, taglio centrale, proteste per Piazza del Gesù pedonale, centro storico pieno di turisti ma strade sporche e rifiuti, come documentato da questo scatto fotografico. E poi verso le regionali, Forza Italia vuole in lista l'ex capo della Curva B. E poi a seguire l'intervista Cecilia Bartoli, canto dove la musica è casa. Il caso, un selfie a Pompei, caccia alla ragazza che indigna i social. E in taglio basso anche il calcio, il Napoli, il sindaco di Castel di Sangro, Caruso, torna a chiarire tifosi solo con una mascherina. Anche per quanto riguarda le amichevoli del Napoli, ci sarà un triangolare a porte chiuse, ma bisognerà prenotarsi online in questa estate particolare anche per il calcio e con il suo precampionato. Mattino, edizione nazionale, in apertura, scuola, ritorno non scontato, Ricciardi, consulente di Speranza, se i contagi continuano a crescere il problema è serio, il governo incalza le regioni, troppo permissive, non escluso il ricorso a lockdown territoriali. E poi alleanze e identità, da Veltroni ai 5 Stelle, ma qual è il vero PD? Il tema in questo caso è quello della politica. E ancora il coronavirus, Cotugno, subintensiva già piena, Campania, il piano in 3 fasi in caso di nuova emergenza, la lettera, caldoro al colle, sanità, De Luca va commissariato, il capo dei presidi, nel mezzogiorno mancano 10.000
aule e poi l'ordinanza del sindaco di Castel di Sangro, Napoli, tifosi in ritiro con la mascherina. Abbiamo letto il riferimento a questa notizia e a questa direttiva anche nella Repubblica edizione nazionale. Le campagne del mattino al sud sottratti 44 miliardi di investimenti, la legge del 34% sempre rinviata, così si è ampliato il divario con il settentrione. Nord, grandi sprechi, Aosta l'aeroporto che resta aperto per 560 passeggeri. E poi Pompei, le indagini per il selfie sul tetto degli scavi, ticket e video in mano ai PM, così la turista sarà rintracciata. Caserta, Reggia, dopo la morte del cavallo, addio carrozze nel parco. È la decisione verso cui si va dopo le immagini che hanno fatto il giro dell'Italia. E poi adesso la prima del mattino edizione Avellino, in questa apertura che è un po' condivisa da tutti i quotidiani, relativa al punto sui nuovi casi di coronavirus, sulla nuova emergenza, controlli anti-Covid, si fa dura l'emergenza. Dopo le 24 toccherà a polizia e carabinieri monitorare la movida, oltre 100 cittadini in quarantena, non solo Corso e Piazza Libertà, vigili chiamati a sorvegliare più aree senza organico sufficiente. Il racconto in centro, troppi giovani senza protezione, mascherina, si salvano, tra virgolette, solo gli anziani. La situazione, negativi familiari di 3 contagiati a Ferragosto. Dopo questo bilancio sul coronavirus, rebus list de Mita dialoga con Giosi Romano. Il tema è quello delle regionali, verso cui ci si avvia, le amministrative, spaccatura sul candidato Dariano, commissariato il circolo Democrat. E poi in punta di penna dogana all'Archistar, facciano fare gli interni. Notizie anche della provincia, Montoro, una casa famiglia nel palazzo Flodiola, solo fra bilancio consuntivo, in aula il piano sui debiti in taglio basso. Ancora altre news, la legalità, alloggi confiscati alla criminalità, la sfida del restyling a Monteforte, la rassegna Corto e a capo tra terra e vita, arriva Piovani. Il calcio, i lupi perdono Caturano e puntano Corazza, attaccante della Regina, mentre c'è da registrare, a proposito di coronavirus, un imprevisto, il difensore Nikolic ha il virus, l'ingaggio del croato rischia di saltare. La prima del mattino edizione Benevento, proseguendo nella nostra rassegna stampa, in apertura, contagi veloci ma noi pronti per l'emergenza. Ferrante, il virus ha accelerato i tempi, la situazione può peggiorare a settembre. Il turismo, le agenzie, clienti scoraggiati, calano le vacanze all'estero. E poi il calcio, squadra a Seefeld, spunta l'ipotesi Rugani, Benevento Ionita, tempo di firma. È iniziata ieri l'avventura in Serie A, la seconda del Benevento, con la partenza alla volta del ritiro austriaco a Innsbruck. E poi Airola, carcere, scontro sui lavori e sull'ipotesi trasferimento, taglio alto la rassegna, città spettacolo e conto alla rovescia il teatro, facciamoci una risata sul palco i pazienti del DSM. E a seguire San Giorgio del Sannio, scuola svolta dal bando, aule dai frati e da privato. La politica, da definire la composizione delle ultime coppie, Di Cerbo rinuncia ai popolari, Moccia PS e stop regionali, le liste de Luchiane al rush finale, lo scontro ASI solidarietà Fratelli d'Italia a Matera, gli attacchi segnale di debolezza. E poi le comunali, Sant'Agata dei Goti, Vene sceglie Valentino, larga intese e caos a Paduli. San Giorgio, la Molara, svuota carta prepagata, denunciato truffatore. E poi l'allarme, Pantano, esche avvelenate contro i randaggi, esposto alla procura. Avanti con la prima del mattino edizione Caserta. Anche in questo caso l'apertura porta a un bilancio sul caso sull'emergenza Covid, ma non solo, perché fuori i cavalli dalla reggia, abbiamo letto di questa notizia sfogliando anche pagine precedenti. Il provvedimento, la decisione della direttrice dopo la morte di un animale, la svolta della Maffei, mobilità green, pronto il bando per
le vittime. Vedete la protesta, Ors killed, autorità complici, grande l'indignazione per ciò che è accaduto alla Reggia di Caserta. E poi la città, i servizi, troppe aggressioni, anagrafe blindato, lunghe attese, folla, utenti esasperati in fila, il personale non c'è, il comune chiama i vigilantes. Il calcio, la casertana è tornata in campo ieri con grinta, entusiasmo, piedimonte per la prima volta in Serie D. E poi l'epidemia, dicevamo, del bilancio sul Covid. Ferragosto, 8 nuovi casi positivi a Teano, ammalati anche due bambini. L'ambiente, tartarughe uccise sul litorale dalla schiuma bianca in mare. La tragedia, caduta dalla moto, nonno e nipote muoiono sulla 1. La carambola tra Capo e Caianello, traffico in tilt, i soccorritori, scena shock, un vero e proprio dramma. E poi la politica versa, bilancio ok con i dissidenti astenuti. E la storia, sposo a Capua, l'ex agente che sparò al tifoso. Avanti con la prima del mattino, edizione Salerno, l'ultima, prima pagina. Per concludere la parte dedicata ai quotidiani cartacei, e in apertura la notizia drammatica, muore a 12 anni con il nonno, stavamo leggendo anche sulla prima del mattino edizione Caserta questa tragica notizia. Domenico Alfano era andato a prendere il bimbo che viveva con la madre nel Lazio, dolore e shock nell'agro, schianto in autostrada tra Cassino e Caianello, i due rientravano ad Angri per le vacanze in famiglia. Gli incidenti, 8 feriti gravi in scontri frontali a Casalvelino e sulla Cilentana. Di spalla la politica, Covid, Caldoro a Mattarella, De Luca va commissariato. Ed ancora liste a sostegno del governatore, nuova sforbiciata, fermiamoci a 14. Taglio centrale, la scuola, mancano 260 aule, lezioni a distanza per 6.000 alunni, l'SOS dei presidi dopo l'ultima ricognizione, sommersi da ordinanze, da Roma zero aiuti. E poi i contagi, 3 nuovi casi positivi a Cava dei Tirreni, Battipaglia e San Severino. La rassegna torna a botteghe d'autore, solo Gnutta d'Albanella, pubblico indiscreto, l'imbrattatore innamorato, sfregio al solarium. La Salernitana, siamo al calcio, giovedì Castore in città, ripresa senza volti nuovi. Ed infine di spalla l'ambiente, Sarno incastrato, il piromane è lo stesso autore di altri incendi, il giallo, accoltellata nella casa di accoglienza, indagini a vallo. Andiamo anche in taglio alto per concludere la lettura delle notizie scelte per la prima odierna del mattino edizione Salerno. Il premio Tortora, la gente ha paura, ma la Charlot ha tenuto il festival Giffoni, motori accesi, start con Disney e Pecollo. Dicevamo, dopo aver sfogliato insieme queste prime pagine, della situazione relativa al Covid che ha portato all'ordinanza del governo relativa alla chiusura delle discoteche, non ci stanno i gestori, come abbiamo letto, che sono imbufaliti e stanno preparando anche un ricorso al TAR. Andiamo a vedere questo punto di vista con il servizio di Giovan Battista Lanzilli. La mobilitazione nazionale è coordinata con gli altri territori. I gestori salernitani dei locali, discoteche in primis, formalizzeranno nelle prossime ore il ricorso al TAR contro la decisione del governo di fermare fino a settembre le attività danzanti e di ballo. Il settore teme gravissime ripercussioni economiche, come sottolinea la guida del sindacato salernitano di categoria. Molte strutture, credendo che questa riapertura fosse definitiva e quindi, come dire, per poter riaprire una struttura che è stata chiusa per 4 mesi, si sono indebitati con le banche, quindi anche grazie, voglio dire, alla garanzia del governo, quindi molti di noi hanno aderito a quelle garanzie e quindi si sono indebitate con le banche. Oggi ci troviamo ancora di più indebitate di come lavoravamo 2 mesi fa, insomma. Secondo me in realtà è che serviva un capro espiatorio e quindi il ballo, perché fondamentalmente quello che si è chiuso è stato il ballo, voglio dire, è stato scelto come capro espiatorio. Sì, certamente c'è stata la manchevolezza di alcuni di noi, ma per pochi, voglio dire, ne stanno pagando un'intera categoria. Intanto continuano a crescere i contagi in provincia, con gli ultimi casi registrati a Battipaglia e Mercato San Severino. Nella Piana si tratta di una persona rientrata dalla Spagna, mentre l'altra è un paziente ricoverato a Ruggi per altre patologie. A Castel San Giorgio si attendono invece i risultati dei circa 50 tamponi effettuati in mattinata sui contatti del fotografo della Sonrisa, che avrebbe violato la quarantena presenziando ad altre cerimonie.
Abbiamo fatto un centro di raccolta e hanno praticamente fatto tutti i tamponi ovviamente a chi aveva avuto dei contatti diretti col fotografo. Sul fronte controlli, da registrare l'attività dei carabinieri del nucleo tutela del lavoro che hanno passato al setaccio negli ultimi giorni stabilimenti balneari e attività turistiche. Oltre la metà delle più di 100 imprese controllate sono risultate manchevoli rispetto alla normativa anti-Covid. I militari hanno elevato sanzioni per più di 23.000 euro. E adesso la home page di ottopagine.it, il nostro portale in apertura, Covid 34 casi in Campania, 24 dall'estero, gli approfondimenti ovviamente anche sul nostro sito internet e di spalla invece cronaca Calvi, scontro tra tre auto lungo l'Appia, grave un giovane è accaduto a Calvi, ferite anche altre persone. Di nuovo nella pagina principale del nostro portale è in corso di caricamento con un altro episodio di cronaca, Vallo della Lucania, shock a Vallo, ritrovato il corpo senza vita, il decesso sarebbe avvenuto per accoltellamento, indagini in corso dei carabinieri. Ancora nella home page di ottopagine.it, Avellino giù dal terzo piano in via Terminio, muore 72enne, dramma in centro città, si lancia dalla finestra e muore. Ancora tante notizie che arrivano dalle varie sezioni provinciali, le potete andare a leggere anche con l'ausilio dei vostri smartphone in maniera comoda. Benevento, premio Scopigno tra i vincitori Vigorito e Inzaghi, al massimo dirigente il riconoscimento dei miglior presidenti dell'anno. Benevento, l'abbiamo detto, che è partito alla volta dell'Austria per il ritiro precampionato, e queste sono le prime parole di Kamil Glik in esclusiva a 696 TV da calciatore giallorosso, l'ex capitano del Torino, convinto dal Benevento. Qui c'è un progetto importante, l'ho intervistato per noi Ivan Calabrese, il centrale difensivo giallorosso, sono contento di essere qui, ora prepariamo al meglio la Serie A, ha detto Kamil Glik. Torniamo però sulla pagina principale di ottopagine.it, Campania, De Luca, trasporti gratuiti per gli studenti, l'annuncio del governatore per le famiglie con certificazione ISEE non superiore a 35.000 euro, ed ancora altre notizie dopo questa relativa ai trasporti gratuiti per gli studenti, promessi da De Luca, moto contro guardrail sulla 1, muoiono nonno e nipote, abbiamo detto, dell'uomo 68enne e del piccolo che sono originari di Angra, nel Salernitano, davvero grande sconcerto per questa drammatica notizia di cronaca, con, abbiamo detto, anche i soccorritori sconvolti da questa vicenda, coloro che hanno prestato i soccorsi. E poi Covid torna dalla Spagna, positivo a Battipaglia, un nuovo caso anche per un residente di Mercato San Severino già ricoverato al Ruggi d'Aragona. E ci avviamo alla conclusione con un'altra notizia, però ce ne sono tante, vedete anche le varie sezioni tematiche, attualità, cronache. Andiamo allora proprio nella sezione cronaca. Sapri, resta chiusa la strada statale 18, traffico deviato, il tratto sarà riaperto solo dopo la messa in sicurezza da parte dei vigili del fuoco. Ed ancora un'ultimissima notizia prima di ricordarvi i nostri appuntamenti con l'informazione, abbiamo fatto un salto nella cronaca, adesso la politica, una riflessione, Renzi e De Mita così diversi eppure così simili, l'analisi, i due leader per la storia e per modi si assomigliano molto di più di quello che vorrebbero far credere. Nel dettaglio Claudio Mazzone ci racconta, per anni c'è stata una narrazione, un racconto politico che ha oscurato la verità nascondendo nel cono d'ombra delle luci della ribalta le vere connessioni che esistono tra due personaggi che sono ancora oggi raccontati come estremamente diversi, pur essendo in realtà tanto simili. Matteo Renzi e Ciriaco De Mita, nei loro modi, in quella spavalda convinzione, in quella sfacciata sicurezza, hanno tratti che si sovrappongono e che vengono alla luce se messi a confronto, superando le banalità. E dunque l'articolo integrale nella sezione Avellino di ottopagine.it a firma del nostro Claudio Mazzone. Rientriamo in studio per ricordarvi
che ci rivediamo con il touchscreen alle 11, tutti gli aggiornamenti in tempo reale da 8pagine.it, alle 14 il TG News regionale, alle 14.30 il TG Sport, 18 ancora tra touchscreen per gli aggiornamenti pomeridiani tratti dal nostro sito internet ed infine 19.45 nuovo appuntamento con il TG News edizione serale. Questi gli appuntamenti relativi a questo 18 agosto da vivere sulle nostre frequenze. Non mi resta allora che augurarti buon inizio di giornata e buon proseguimento con la programmazione del canale 696.